Buonasera a tutti, andiamo allora molto rapidi, anche perché diciamo, molti temi sono stati già affrontati nelle relazioni precedenti. Quindi volevo giusto fare una precisazione iniziale rispetto a quelle che sono alcune considerazioni che è bene ribadire in un'occasione come questa, un'occasione in cui possiamo condividere esperienze e almeno tra addetti ai lavori possiamo raccontarci la verità. Le reti di distribuzione, le reti d'acquedotto, le reti gestite in generale non è vero che sono reti colabrodo, non fosse peraltro perché se fosse così non le gestiremmo nei fatti, e soprattutto la gestione pressione non sarebbe un driver così efficace in un percorso di miglioramento e di riduzione delle perdite. Le reti di distribuzione acquedotto sono sistemi fisici, in quanto tali non possono avere rendimento 1. Questo è un altro aspetto scontato, ma che spesso non ci ricordiamo, e soprattutto è un aspetto che deve farci pensare che nel trasferimento di massa e energia nei sistemi a rete una certa quota di acqua viene persa inevitabilmente, quindi sul ciclo operativo che è giornaliero una quota d'acqua dobbiamo considerarla perdita inevitabile. In questo scenario l'ingegnerizzazione è senz'altro il presupposto che ci permette di classificare, quantificare e gestire quindi i diversi livelli di perdite reali, e soprattutto deve essere è un presupposto perché è lo strumento per poter indirizzare al meglio azioni sulle infrastrutture, che da sole non possono dare il risultato che invece un percorso strutturato riesce a rendere. Perché nei fatti un'attività esclusiva di ricerca perdita e rinnovamento delle reti produce recuperi modesti che comunque hanno effetto per periodi modesti. Questo proprio perché se ci riferiamo al sistema fisico poc'anzi accennato, queste azioni lo perturbano perché riportano e sbilanciano situazioni di trasferimento che tendono ad un loro equilibrio. Chiaramente le perdite idriche, questa è l'ultima riflessione, poi andiamo nel merito dell'applicazione, devono essere quindi aggredite e gestite, e quelle che si palesano, quelle che danno disservizio, devono essere lavorate e appunto aggredite in una prospettiva non solo di recupero della risorsa idrica, ma di gestione ottimale del servizio e tutela delle infrastrutture. Quindi il driver delle pressioni deve diciamo, essere considerato come beneficio a 360 gradi sulle infrastrutture. Numeri che sono già stati raccontati, non sono particolarmente fan delle perdite percentuali, però è indubbio che il traguardo del 40%, che è un altro dato inflazionato nei media, è stato abbattuto nell'ultima rendicontazione di ATO2 per l'autorità, e questo percorso che ha prodotto 100 milioni di metri cubi di recupero di risorsa idrica dal volume perso nella finestra 2017-2021 è figlia di un percorso che parte da una storia che ha ATO2, perché da sempre ATO2 è gestito attraverso le storiche aree venturimetriche, livelli di servizio definiti, e ha cercato sempre di riferirsi a dei valori soglia ottimali per la storia delle infrastrutture, perché ogni infrastruttura ha un proprio livello a cui tendere. Nel mezzo ci stanno tanti investimenti, quasi 800 milioni di investimenti nel comparto idrico in questa finestra temporale, e soprattutto step di approfondimento sulla misura e sulla digitalizzazione. Domani verrà presentato il sistema che in parte stamattina è stato mostrato e che mostreremo pure nel corso di questa presentazione, il nostro sistema di supporto alle decisioni, e Wadi Management System. Sulle peculiarità dell'ecosistema idrico di ATO2, in particolare di Roma, andrei rapido. Il distretto che analizzeremo le racchiude quasi tutte, tra parallelismi con il Tevere, linee elettrificate, attraversamento del raccordo, temi archeologici che hanno condizionato la realizzazione dell'opera. Sono state diverse, diciamo, le situazioni tipiche e atipiche che ha Roma rispetto a tutti gli altri contesti idrici nazionali. Per contestualizzare l'intervento che mostreremo, è quello collocato subito dopo la,
rappresentazione del fiume Tevere è una diramazione da una condotta strategica, DN 1006, che collega gli arrivi alle porte della città dell'acquedotto Peschiera sui rami destro e sinistro, quindi centro idrico di Monte Carnale e Ottavia. È una infrastruttura deputata al trasporto e al trasferimento di risorse da una parte all'altra della città, che quindi viaggia con logiche di adduzione con carichi mediamente più alti e variabile in valori appunto più alti di quelli a cui è invece giusto che lavori una rete di distribuzione. Quindi l'obiettivo di questo lavoro, in prima di questo e di altri che sono stati poi distribuiti lungo questa infrastruttura ad alto valore strategico, ha avuto come primo target quello di riportare la giusta gerarchia tra due sistemi infrastrutturali diversi: un sistema di adduzione che deve trasportare, un sistema di distribuzione che deve distribuire l'acqua all'utenza. Questo è il distretto, un distretto di 70 km, ha circa 3.000 utenze, principalmente residenziali, ma al suo interno c'è la sede della RAI di Saxa Rubra, alcune sedi AMA. Abbiamo diverse utenze con valori e consumi che sono diversi da quelli che sono i classici consumi in un ciclo operativo di 24 ore. Partiamo da una situazione di regolazione fissa con una valvola a fuso in una posizione fissa e attraverso quattro step quattro step successivi di attività siamo arrivati ad una modulazione che, rispetto a un punto critico individuato nel distretto, riusciamo a garantirne un livello di pressione praticamente stazionario. Questo è il prima, il durante e il dopo della realizzazione dell'opera. Abbiamo dovuto riutilizzare la camera esistente perché è impossibile realizzare un nuovo manufatto, quindi è stato pure un piacevole sforzo di fantasia quello di adattare uno standard costruttivo che abbiamo scelto di seguire in azienda, che prevede due linee completamente bypassabili all'interno di uno spazio definito. Quindi abbiamo adattato le necessità operative e la nostra esperienza con un condizionamento dettato dal fatto che non potevamo realizzare altre opere. A destra la valvola che viene movimentata, e quindi non volevo essere da meno rispetto all'intervento di prima della fuso volante, quindi ho mostrato il blocco del nodo che viene alloggiato nella camera, e la posizione delle principali diagnostiche che abbiamo sulla pagina TLC. Questi sono i trend orari, la cosa più interessante per andare verso le conclusioni della situazione ante operam. In buona sostanza, al di là dei consumi, che come logica conseguenza di una interposizione di un nodo di regolazione pressione si sono ridotti, quindi per allargare la visione rispetto al tema del pressure management, quello che è bene tenere in considerazione è la variazione di carico, che da un valore molto basso nella giornata variava quasi di 2,5 bar. Quindi abbiamo avviato la valvola con un set fisso e questo ha prodotto subito un risparmio idraulico importante, sia sul minimo notturno che sulla punta oraria giornaliera, come logica appunto conseguenza di un abbassamento generale del carico. Abbiamo dimezzato l'oscillazione di pressione sulle 24 ore, quindi da 2,5 bar siamo passati a circa 1 bar. Un successivo step tra il precedente step e questo successivo step, che prevede un settaggio su due livelli di set point nelle 24 ore, uno notturno e uno diurno, abbiamo comunque investito in attività di ricerca verde, perché adesso che il livello di carico era dominato, era più giustificato ed era più consigliato investire in un'attività di gestione di riparazione delle perdite, e questo ha prodotto ulteriore recupero idraulico e migliorato, ci ha lasciato maggiore margine per essere più aggressivi nella gestione delle pressioni a punto critico. Abbiamo quindi in un terzo step ottimizzato le fasce, che da due sono passate a quattro fasce giornaliere con valori di set diversi, ma comunque funzionamento statico. E l'oscillazione delle 24 ore non siamo riusciti a migliorarla più di tanto, ma abbiamo abbattuto un po' i carichi, affinato ulteriormente la gestione. Il vero risultato è quello ottenuto con la regolazione a punto fisso, sfruttando passando un altro problema che abbiamo, che è quello delle alimentazioni delle periferiche di campo. Molte periferiche di campo inviano pacchetti
scaglionati nella giornata perché hanno alimentazione a batteria. Noi abbiamo sfruttato una casetta dell'acqua che ha alimentazione elettrica e che ci dà fornitura del dato praticamente in continuo, e questo, parlandosi col sistema di regolazione della valvola, ha permesso un affinamento che è rimasto, diciamo, confinato in 7 metri su base giornaliera. Qui un focus sul weekend, perché nel weekend questa applicazione ha avuto la massima efficacia, siamo riusciti ad arrivare a 3 metri di oscillazione. Nella vista in basso, cioè in alto e in basso, abbiamo settembre di quest'anno, quindi situazione nel terzo step e situazione nel quarto step, abbiamo praticamente linearizzato il dato di pressione, e questo, diciamo, in maniera molto aggregata quello che è successo sui quattro step tra la pressione media del distretto, data come media delle pressioni di tutti i punti dislocati appunto nella rete di distribuzione, e la pressione media al punto critico. Quello che si vede è tra il passaggio tra la regolazione fissa e la valvola, i trend si sono avvicinati e poi hanno assieme continuato a stabilizzarsi fino a un valore che quasi si sovrappone e non risente più di dinamiche di consumo e di variabilità nella distribuzione generale dell'acqua. Peraltro, diciamo, il post-it che sta nell'ultimo grafico mostra, diciamo, la variazione di piezometrica, cioè il dato di carico piezometrico rispetto al valore contrattualizzato. Quindi siamo arrivati a 6 metri sopra il livello minimo, quando invece mediamente stavamo a circa 105 metri prima dell'applicazione di questa regolazione. Quindi questo è, in buona sostanza, il dato che ci soddisfa più di tutti. È chiaro che l'effetto collaterale del recupero idraulico è qualcosa che dà soddisfazione, però, diciamo, essere riusciti nell'intento di stabilizzare il carico al punto critico è la vera soddisfazione. Cedo la parola a Giovanni, ringraziandolo per la disponibilità. C'è solo un minuto, purtroppo faremo il possibile. Buon pomeriggio. Io lavoro per RACI SRL, che è un'azienda che distribuisce sul mercato italiano da 40 anni le valvole automatiche Clayton originali, il che significa che ho la fortuna che mi porto dietro tutto il know-how accumulato in questi 40 anni e anche il know-how che ci viene fornito da un'azienda leader di settore, che è la multinazionale Claval. La valvola che abbiamo utilizzato per le applicazioni che ha descritto Alberto è quella che vedete sulla sinistra, ed è oggi una dei modelli che per noi sono il top di gamma, perché rappresentano il termine di un'evoluzione, di un percorso evolutivo ormai cominciato 15 anni fa. Quindi, seguendo diciamo il percorso ideale di questo sviluppo, ho suddiviso la valvola in 3 sottogruppi e 3 elementi principali. La base tecnologica di questa apparecchiatura è la valvola idraulica Clayton, capace di regolare in maniera autonoma e automatica un valore fisso di pressione di mandata. Questa apparecchiatura viene dotata di una pilota capace poi di variarne il set point a piacimento dentro un range che si può definire e si può predeterminare. A completamento di questo pacchetto c'è poi un organo che è il controller, l'intelligenza elettronica, capace di gestire poi la variazione di tutti i set point che la valvola pilota mette a disposizione, seguendo uno schema di regolazione preimpostato al suo interno. Una cosa importante è che il controller è un organo autonomo, perché gestisce la valvola in tutte le fasi del suo lavoro giornaliero, ma è un organo aperto perché è interfacciabile con i sistemi di telecontrollo del gestore, quindi può essere un dispositivo che entra a far parte di un sistema di automatismo più complesso. Inoltre, noi mettiamo a disposizione un secondo collegamento remoto, cioè la trasmissione a un cloud che ci permette di fornire, se richiesto al cliente, assistenza diagnostica praticamente in tempo reale. Tutto. Mi permetto di intervenire, scusatemi, ma siamo in ritardo e ammetto che Trotta si è preso tutto il vostro tempo. Una frase in conclusione, però, se permette. Una frase di conclusione, la ringrazio. Qualcun altro si è preso soprattutto il nostro tempo. Esatto, infatti vi invitavo, chi è interessato, sono a disposizione anche domani per illustrare l'apparecchiatura nel dettaglio, abbiamo dei componenti proprio nel padiglione a fianco.
L'unica cosa che aggiungo e finisco, il pacchetto si conclude completamente perché viene dotato di un dispositivo che autoproduce la corrente che è necessaria a far funzionare l'apparecchiatura, per cui il dispositivo è completamente autonomo dalla fornitura elettrica. Grazie. Vi ringrazio.